Ciao ragazzi, allora faccio questo video a malincuore. Non avrei mai dovuto essere costretta a fare un video del genere e infatti fino adesso non ho replicato come avete potuto vedere, non ho risposto a dispetto di quanto pesante e seria si fosse fatta la situazione. Ho scelto di non rispondere perché nel rispondere a mia madre comunque avrei dovuto darle contro. Avrei dovuto sbugiardarla e magari presa dalla rabbia e dalla foga del momento, avrei dovuto anche, avrei potuto insultarla, cosa che io non voglio assolutamente fare. Come avete potuto vedere nella mia breve carriera televisiva, io a mia madre l'ho sempre elogiata e difesa in ogni maniera possibile e immaginabile. Adesso mi ritrovo costretta a difendermi da lei, cosa che non avrei mai creduto possibile, però sono costretta a farlo perché la situazione si è fatta molto seria, nel senso che l'altro giorno addirittura ci hanno urlato dietro per strada delle cose che non starò qui a ripetere, ci scrivono tutti i giorni, io sembra che sto a casa con la bava alla bocca, incapace di intendere e di volere, mentre Lucas è passato per uno che mi picchia a sangue tutti i giorni, cosa che non è assolutamente vera. Lucas non ha mai alzato un dito, che poi tra l'altro, ragazzi, quel poco che avete conosciuto di me in televisione o non, ma secondo voi io sto a casa a farmi mettere le mani addosso? Magari senza reagire, magari senza far qualcosa, senza. Cioè, se questa situazione fosse vera, io anche nei panni di mia madre avrei, come dire, sto tremando perché fa freddo, eh? Sono fuori, come potete vedere, fa freddissimo. Dicevo, avrei denunciato la situazione, oppure lei sa dove abito, sarei venuta qui a prendermi, a tirarmi per un braccio e a dire, oh, che stai a fa'? Oppure comunque avrei cercato di contattarmi. Lei dice e si giustifica dicendo che ha cercato di contattarmi in tutti i modi, cosa assolutamente non vera. Non posso darvi in mano il mio telefono, ma ve lo darei perché se c'è, dicevo, se c'è una sola chiamata alla quale non ho risposto di mia madre o un solo messaggio, allora mani in alto, mea culpa e le do tutte le ragioni del mondo, ma non è così. Non è così. Quando ha pubblicato i video su Instagram, da quando ha chiamato i giornali, perché mi è stato detto che è stata lei stessa a chiamare i giornali e a insistere che queste robe fossero pubblicate, e da quando è andata a Domenica Live a fare queste dichiarazioni fortissime, perché? Perché? Cioè io sapevo dell'antipatia che lei aveva nei confronti di Luca. Ma una cosa del genere non me la sarei mai aspettata, perché questa è una cosa serissima. A parte per le scuse che io personalmente farò in questo momento a tutte le persone che magari hanno veramente subito violenze, oppure che le stanno subendo tuttora, o a tutte le persone che si sono preoccupate per me e mi hanno scritto sui social dicendomi che mi sono vicine, che si sono veramente preoccupate. Io vi chiedo scusa perché in 28 anni comunque non ho mai sentito mia madre ammettere una colpa o chiedere scusa, quindi ve le do io le mie scuse. Io, queste cose non sono assolutamente vere, non ho intenzione di far parte di questo teatrino e di prolungarlo perché non so qual è il fine ultimo e non lo voglio sapere. Mia madre è riuscita a contattarmi solo dopo aver registrato Domenica Live per minacciarmi. E io lì ho risposto soltanto, ah, adesso ci riesci a contattarmi? E da lì l'ho bloccata veramente. Non perché me l'ha ordinato qualcuno, queste sono cose ridicole, perché nessuno mi dice quello che devo o non devo fare. Farmi stare meglio, incluso che mi ha portato a cena stasera, quindi adesso rientro dentro, mi godo la cena con il mio fidanzato, con il quale sto benissimo, benissimo. Ed è questo che dovrebbe interessare a una mamma, che sua figlia stia bene. E niente, ho sperato che questa cosa, cioè, che magari ricevessi non delle scuse, perché come vi ho detto prima non me l'aspettavo, però delle spiegazioni. Non è successo
E quindi ho dovuto fare questo video, ovviamente per dare delle spiegazioni soprattutto a tutte le persone che si stanno preoccupando inutilmente, perché l'unica cosa di cui vi potreste preoccupare è quanto mi sta facendo male questa situazione, che non capisco, per la quale io mi domando continuamente perché. Ho anche pianto, anche troppo, domandandomi perché. Le spiegazioni che io mi posso dare, che posso presupporre, che posso trarre, non sono belle comunque. Nessuna delle spiegazioni alle quali arrivo è stata fatta per il mio bene. Decisioni, cioè quella di rimettermi con Lucas, anche se quest'estate avevamo scazzato, anche se lei non approvava, diceva di rispettare le mie decisioni, eccetera, eccetera. Questa cosa è stata pensata da mesi, lo posso supporre da determinate cose del tipo la notaro, che mi dispiace dirlo pubblicamente perché mostro molta ignoranza, ma non sapevo neanche chi fosse quando è stata menzionata l'altro giorno a Domenica Live. Ho dovuto cercare su Instagram, poi l'ho riconosciuta subito perché so chi è, so la sua storia, però non la conosco personalmente. Invece è stato dichiarato che è una mia amica stretta, vabbè. Ed è stata tirata in ballo per un motivo specifico, perché lei veramente ha sofferto di queste cose e io sinceramente mi vergogno di questa cosa, perché lei è una persona che rispetto assolutamente e mi dispiace per quello che le è successo, ma non è la stessa cosa che sta succedendo a me assolutamente. Ma veramente, ragazzi, non sono allibita. Mi dispiace tanto e non preoccupatevi per me. Io sto male solo per questa situazione adesso. E basta. Buona serata.